Andiamo a vedere le varie impostazioni che si possono modificare sul quadro strumenti del 6195M. Allora, qui si può regolare la velocità di alzata del sollevatore, adesso è impostata al massimo. Qui si va a modificare la rigenerazione del filtro antiparticolato, che si può mettere appunto in automatico o disattivarla, ovviamente la lasciate in automatico. Qui si va nelle impostazioni della trasmissione e qui ci sono varie cose interessanti. Allora, qui abbiamo BCDE, cioè nell'ultima, nella gamma quella da, diciamo così, da trasporto, quindi quando si va a premere per andare per la strada il BCDE, abbiamo la possibilità di partire con due velocità che le scegliamo con questo bottone, o uno o due, in relazione ad esempio se abbiamo un rimorchio carico al posteriore o scarico, perché vediamo che possiamo partire in 1 in D1, magari se abbiamo un rimorchio scarico o abbiamo un attrezzo posteriore non pesante, insomma, al sollevatore, oppure se abbiamo ad esempio un rimorchio carico, premiamo il pulsante 2 e andiamo in C3, oppure lo possiamo anche abbassare ulteriormente se vogliamo calarla appunto C4, C3, addirittura in B, se vogliamo partire in B1 perché magari lavoriamo in montagna, in salita con un grosso carico al posteriore, qui possiamo variarla e impostarla come vogliamo. Quindi ad esempio qui si può mettere la C4, la C3, insomma si può scegliere un po' quello che si vuole. Si può poi scegliere la marcia di avvio e quando si avvia appunto si avvia in C3 o quello che vogliamo. L'autoclutch, cioè la sensibilità dell'autoclutch, cioè quando vado a toccare il freno, che appunto questo il command code ha il freno all'auto, nel freno all'autoclutch, quindi quando lo vado a toccare lui mi stacca la frizione, mi si ferma il trattore, quando rilascio il freno riparte il trattore automaticamente. La sensibilità alta, media o bassa in relazione a quanta pressione devo andare a fare sul pedale dei freni per poter diciamo così far fermare il trattore. Quando la sensibilità è alta basta una leggera pressione del freno che si stacca appunto la trasmissione. Qui abbiamo il regime di riduzione del motore, è adesso impostato al 26%, anche qui lo possiamo modificare, alzare, calare come vogliamo. Questo praticamente è quanto deve calare di giri il motore prima che il cambio in modalità automatica mi intervenga e mi scali la marcia. E quindi qui gli diamo un calo impostato automatico, cioè dalla fabbrica è del 26%, abbiamo visto che è una percentuale che almeno per i lavori medio pesanti è adatta, quanto il trattore difficilmente, diciamo così, va in crisi, ma lavora su un range che va da 2000 a 1500 giri senza grossi problemi. Questo invece è il regime minimo, cioè quando il trattore andiamo sempre in automatico e il trattore fa un lavoro dove sforza poco, quindi lui cosa farà? Aumenterà le marce e diminuirà il regime motore fino a un determinato limite, che è quello che impostiamo con questa impostazione, cioè lui continuerà a calare di giri ad aumentare le marce fino a lavorare a 1200 giri. Se il motore va sotto i 1200 scalerà una marcia per portarlo su. Se vogliamo farlo lavorare più su di giri basta impostarlo e possiamo appunto aumentarlo questo regime minimo, volendo anche a 1800. Questo in questa maniera qui a 1800 cosa fa? Il motore non cala mai sotto i 1800. Ovviamente in questa maniera qui si sfrutta di più il trattore, però allora c'è in meno e diciamo così è eco, e quindi da fabbrica impostata a 1200 ed è un'impostazione che almeno per i lavori leggeri può andare bene. L'anticipo del carico è
in relazione appunto alla presa di forza, al sollevatore o all'idraulica, è praticamente che priorità si dà alla PTO o ai lavori idraulici o al sollevatore, cioè il cambio, se sente che c'è la PTO accesa, dà priorità a mantenere giri costanti alla PTO e quindi magari rallenta. Ecco, quindi dà priorità alla presa di forza e non dà priorità alla velocità, per mantenere appunto i giri abbastanza costanti della presa di forza se abbiamo magari un lavoro con l'erpice rotante, eccetera, dove è importante rimanere, insomma, a velocità, cioè a regime, la presa di forza adatta alla lavorazione che stiamo facendo. Poi qui abbiamo le impostazioni sul contrasto, la luminosità, le misure metriche, la lingua, eccetera. Poi qui abbiamo la larghezza di lavoro per appunto andare a capire i consumi o gli ettari lavorati, le superfici, l'intervallo di manutenzioni. E poi qui invece abbiamo il computerino di bordo quando siamo durante la lavorazione, durante l'utilizzo abbiamo il regime del motore, la velocità, i metri percorsi come distanza totale, che volendo appunto si può anche azzerare, appunto vedete tenendo premuto il tasto si può azzerare. E la superficie lavorata con gli ettari all'ora medi lavorati, il consumo medio in litri ora, ma non purtroppo il consumo istantaneo. Qui abbiamo solo il consumo medio con il totale dei litri consumati. Quindi abbiamo un totale in 60 ore di 747 litri. E poi si ritorna sull'orario, eccetera. Per quanto riguarda appunto la cabina, abbiamo il command code dove andiamo a gestire le gamme A, B, C o B, C, D, E per la strada, quindi con il più si aumentano le marce e con il meno si diminuiscono. Se si mette in automatico abbiamo che in B, cioè in A, mettiamo la A, adesso abbiamo messo la A, abbiamo un range di velocità che va impostabili da 2,2 fino a 5. Se mettiamo la gamma B abbiamo un range di velocità che va da 4,8 a 10,6. Diciamo in gamma A si lavora, diciamo, con le lavorazioni alla PTO lente, tipo l'erpice rotante, eccetera, mentre in gamma B, diciamo, sono lavorazioni medio pesanti come la ratura, eccetera. In gamma C il range di velocità va da 7,6 fino a 16,8 e qui abbiamo tutto il range di lavorazioni, di ripasso, di ad esempio taglio con le falciatrici e altre lavorazioni veloci. Quando mettiamo BCDE abbiamo il range di velocità che va da 4,8 perché è la B2 la velocità, la marcia minima che si può mettere, fino appunto a 42. E qui si sceglie qui appunto quando siamo in BCDE, come abbiamo visto prima, si può scegliere con quale marcia partire e appunto si sceglie con questi due tasti qui. Andiamo a vedere che in uno mi dà C1, che avevamo prima impostato C1, mentre se mettiamo il tasto A2 vediamo che si evidenzia C3. Rimettiamo A1 e va a C1 e si evidenzia C1. Quindi qui si va a impostare la marcia di partenza. Ovviamente si mette in automatico e lui prende marce e gamme, cambia marce e gamme da solo, mentre nelle altre tre gamme, 4 eventualmente se si ha i modelli 4 cilindri che hanno anche la F, quindi qui avrebbe la D, rimane all'interno della gamma e non cambia mai la gamma. Qui abbiamo la leva del parcheggio, che adesso è staccata e così si mette in parking.
tasto per l'autoguida, DT sempre attaccata e automatica che si stacca in relazione all'angolo dello sterzo, stessa cosa per il differenziale. PTO, tre velocità PTO, accensione PTO, sollevatore, questa è la classica leva mezzaluna di John Deere con l'alzata massima e la velocità di abbassamento. Qui abbiamo il climatizzatore manuale e questo è il cruise, dove con questo posso impostare il regime massimo e si accende questa spia qui che voglio a lavorare. Quindi se io lo imposto così, vado ad accelerare con l'acceleratore a mano, il massimo mi arriva ad esempio a 1650 mm. Vabbè. E qui appunto lo regolo con questo, se voglio stare più basso di giri. Hazard, fanali di lavoro, fari normali e poi qui sì, ci sono per l'accensione dei vari fari appunto di lavoro. Radio, luce di cortesia, questo invece è l'impianto della guida automatica. Questa è la classica guida automatica John Deere in SF1 in questo caso. Col menu ci sono le varie impostazioni, le varie cose della guida automatica. Due distributori meccanici, gli altri due sono qui col joystick, oppure si può non avere il joystick e avere tre distributori meccanici. Il joystick dei distributori meccanici mi va a far lavorare con appunto, vedete lì c'è il deviatore, il sollevatore davanti e un distributore aggiuntivo davanti per un'altra presa idraulica se c'è bisogno. Seggiolino, sedile con movimento sia a destra che a sinistra, che anteriore e posteriore. Varie prese, pressione dell'impianto frenatura d'aria. Qui abbiamo urea, livello dell'urea, livello combustibile e livello temperatura dell'acqua. La macchina è dotata anche di iTech, che è il sistema per l'automazione delle svolte a fine campo. Ovviamente in questo caso si può tipo permettere di attaccare e staccare la presa di forza o qualche altro, o scalare marce eccetera, qualche altra impostazione, ovviamente non andare a agire sui distributori perché appunto sono meccanici. Ah, frenetto anche per la PTO per fermarla nel caso giri, per trascinamento, per attaccare la presa di forza.